Una tipica bellezza fiorentina è la nuova Miss Italia. Lei è Rachele Risaliti. Una ragazza semplice ma determinata. Secondo suo primo messaggio post-incoronazione l'ha dedicato ai suoi cari. Un genitori, sono per Rachele un grande punto di riferimento. La sua è una famiglia, allargata, con due mamme e due papà. Insegno ginnastica alle bambine. Che cosa hai provato dopo l'incoronazione Rachele Risaliti? È stata un'emozione enorme. Per un attimo non ci credevo ed ero senza parole. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno sostenuto, ma in particolare mia mamma, il mio babbo, i loro rispettivi compagni, Cristiana e Stefano, il mio ragazzo, Federico, mia zia, mia cugina e le mie amiche. Vorrei dedicare il titolo ai miei nonni che non ho mai conosciuto, in particolare al nonno al quale, dicono, io assomigli molto. Quando hai deciso di tentare la strada di Miss Italia? È un enigma, perché io non mi sono iscritta e non so ancora chi lo abbia fatto per me. Vivo questo fatto come un mistero anche per un altro motivo. Dopo l'arrivo delle email non mi sono presentata al primo casting. Poi però il mio ragazzo e le mie amiche mi hanno spinta ad andare avanti. Quando e perché hai scelto di partecipare? L'ho deciso all'inizio di luglio. Tutto è iniziato come Jesolo Venezia. Seguivi Miss Italia Rachele Risaliti? Sì, anche se non tutti gli anni. Lo ammetto. A chi hai fatto la prima telefonata? Alle nonne e alle zie. Chi è Rachele Risaliti? Miss Italia 2016 Rachele Risaliti festeggiata durante il concorso. Mi definisco semplice e determinata, caratteristiche che sono riuscita a consolidare grazie allo sport. Penso che la mia umiltà mi abbia portato a vincere. Sei una grande sportiva. Sì, sono stata una ginnasta ma, a causa di un problema di ginocchio, ho dovuto smettere di allenarmi. Oggi faccio palestra e insegno ancora ginnastica ritmica alle bambine di tra 8 e 10 anni. Cercane di trasmettere loro tutte emozioni che ho vissuto questi anni. Che cosa vorresti fare futuro? Innanzitutto vorrei raggiungere il traguardo de laurea entro 2 anni. Vorrei iscrivermi a un master all'estero per fare la Triforecaster e studiare le visioni di tendenza del mondo della moda. Non ho obiettivi e per questo vivo giorno per giorno. Ade indosso la corona. Ma vedi mostrare al mondo è Miss non sono soltanto B ma hanno tante cose da contare. La maggior parte loro sono anche persone intelligenti. Facchinetti ha detto la sera della finale. Hai molti più abbracci che te di capelli. Ti risulta Rachele Risaliti. In effetti eravamo un grande gruppo di 40 ragazze. Molto unite. Le voglio ringraziare tutte perché molte di loro hanno fatto il tifo per me sin dall'inizio. Miss Italia, oltre a essere una bella esperienza di vita, è anche un modo per fare nuove amicizie. Che cosa rappresenta il tuo tatuaggio? Sono le lettere iniziali di mia mamma e del suo compagno, del mio babbo e della sua compagna. La cosa buffa è che mio papà si chiama Stefano. Proprio come il compagno di mia mamma. Abbiamo risparmiato su una lettera. Perché squadra tifi? Ho il cuore viola. Tifo per la Fiorentina. La mamma di un'aspirante Miss esclusa ha polemizzato sulla presenza delle curvi in gara. Che cosa ne pensi? Io sono favorevole alla presenza delle curvi nei concorsi anche perché la bellezza di una ragazza non è solo estetica ma anche interiore. Se avesse vinto Paola sarei stata contenta perché se lo meritava davvero. Nel frattempo, sul grande palcoscenico di Miss Italia 2016 abbiamo incontrato anche mamma Monica, felice, visibilmente scossa e incredula. Ci siamo avvicinati per farci raccontare le emozioni a caldo, subito dopo la proclamazione della figlia. Che cosa prova la mamma della vincitrice? Sto ancora cercando di metabolizzare tutto. È una cosa stupenda perché non sappiamo ancora chi abbia iscritto Rachele al concorso.
Posso soltanto dire che abbiamo ricevuto le email e lì è iniziato tutto. Questa importante vittoria potrebbe rallentare gli impegni con lo studio di Rachele Risality. Non credo che questo traguardo possa rallentare i suoi studi perché, grazie allo sport, è una ragazza molto determinata. Sono orgogliosa di mia figlia perché è solare, altruista e buona. Fin da quando è nata le guarda ammirata gli occhioni che sorridono al mondo. Ha sempre saputo reagire bene agli ostacoli della vita. Che cosa cambierà da oggi per la mamma della nuova Miss Italia? Non io so ancora. Le luci della ribalta non mi affascinano, ma al tempo stesso sono contenta per lei e le auguro ogni bene.